Buongiorno e bentrovati a questa nuova edizione della rassegna stampa di sabato 21 gennaio. Iniziamo quest'oggi dal Corriere delle Alpi. In prima pagina il titolo principale: 4.000 avvisi IMU, cartelle piene di errori. Problemi con i cambi di residenza, calcoli che non tornano, persone considerate morte anzitempo dalle raccomandate, escono brutte sorprese. Fioccano le richieste di annullamento. La cronaca viene da Belluno e rappresenta anche l'avvio delle pagine che il giornale dedica alla provincia di Belluno. 4.000 lettere per gli arretrati IMU, eredità e residenze, atti zeppi di errori. Le cartelle pazze arrivate insieme agli auguri di Natale, verifiche e polemiche, fioccano le richieste di annullamento. Questo il titolo che introduce l'articolo che sviluppa questo tema. Ma andiamo avanti. Crepadona e Gabelli, avviata la gara a Belluno per comprare gli arredi. Ancora lontano il trasloco della biblioteca da Palazzo Bembo, mancano le dotazioni tecnologiche. A Damiano l'assessore cerca i fondi. Siamo sempre a Belluno. Il comune vende all'asta l'ex museo e sede dei vigili. Palazzo Rosso, nel suo piano delle alienazioni, intende cedere Palazzo dei Giuristi e il comando di via Gabelli. Nell'elenco anche terreni di valore a Cavarzano, ville e compendi immobiliari. Polizia locale. Corteo e festa ieri a Belluno nel giorno del patrono. Un onore ospitarvi qui. La sottolineatura della città. 200 agenti da tutto il Veneto alla cerimonia in centro a Belluno. L'assessore Roccon, ruolo fondamentale, sono a contatto con le comunità. E ci sono anche tre foto che danno conto della celebrazione che si è svolta ieri in centro città. L'esperienza scolastica dei bambini adottati. L'Ulss 1 Dolomiti ha organizzato degli incontri su questo tema. Partito Democratico, Del Bianco e Paganin in corsa per la segreteria. Ampia convergenza sull'ex assessore di Feltre. Lo sfidante, Ezio Paganin, ci sarò, serve confronto. Unione comunale, Noro al lavoro su una lista unitaria per avere la maggioranza. Le candidature vanno presentate entro lunedì, la situazione è fluida. Si tratta di tutto il lavorio che è stato messo in piedi in vista del congresso nazionale del Partito Democratico. Proprietà edilizia Belluno, elegge il nuovo presidente. Il timone affidato a Michele Vigne. L'associazione conta 1.400 soci in provincia di Belluno. Alpinismo giovanile, un'uscita al mese con i soci under 18 da parte del CAI. La commissione giovanile del Club Alpino Italiano presenta il programma, primo appuntamento il 12 febbraio, con attività sulla neve. Andiamo ancora avanti, sempre sul Corriere delle Alpi. Eccoci alla pagina di Feltre. Semaforo intelligente metterà in sicurezza l'incrocio per Zermen. La giunta di Feltre abbandona l'idea della rotatoria. Con i soldi avanzati si metterà mano a via Tortesen. Villa Paiera Nemeggio. Lavori per il marciapiede al via tra pochi giorni. E ancora, rotatoria delle caserme, i residenti di Feltre preoccupati per l'ennesimo incidente. Disoccupati a quota 4.115, età critica dai 30 ai 55 anni. Questi alcuni dati dell'osservatorio sul lavoro in Veneto per quanto riguarda il Feltrino. I dati aggiornati a settembre 2022, necessari l'orientamento e la formazione.
in 200 nei percorsi per i soggetti svantaggiati in base alla legge 68. Questi alcuni dati forniti ieri al Museo Diocesano da Mattia Losego e Maurizio Castro. E sempre da Feltre, Portoria sceglie Riva per un altro mandato al vertice del quartiere. Bruciano due mezzi in un'azienda agricola in comune di Sospirolo, a San Gottardo per la precisione. Il lavoro dei pompieri salva tutte le mucche. Il rogo è divampato alle 4 del mattino in zona San Gottardo, come detto. I vigili del fuoco hanno circoscritto l'incendio fino a riuscire a spegnerlo. L'appello del consigliere di minoranza di Borgo Valbelluna, Dario Dalmagro. Salviamo la farmacia di Sant'Antonio di Tortal, andata in crisi dopo che le case di riposo hanno cominciato a non più rifornirsi dalle farmacie locali. Troppo tempo con il telefonino, famiglie mobilitate a Polpette. Un incontro promosso stasera dal Filò Sant'Andrea e Famiglie in Connessione. L'obiettivo? Darsi regole comuni per limitare l'uso della tecnologia ai più piccoli. Aggregazione, sport, ma anche solidarietà. Torna a Ponte nelle Alpi la Corri Papà. Presentata in municipio la 18ª edizione della manifestazione. La gara riparte il 16 aprile dopo l'interruzione dovuta alla pandemia. L'Euregio sposa l'Unione Ladina. Sogniamo un'unica entità. Ripercorsa in un evento tenutosi a Bolzano, la separazione dei comuni di Cortina, Colle Santa Lucia e Livinallongo dal Tirolo storico. Autosoccorso in valanga, in 22 all'esercitazione del CAI ad Agordo. Ed eccoci a Cortina. Dottoressa morì sotto la frana di Alverà, assolto l'ex dirigente di Veneto Strade. Sandro D'Agostini scagionato per non aver commesso il fatto. La procura aveva chiesto una condanna a 4 anni. Per la difesa, la donna non era sul ponte, ma si trovava ancora nel parcheggio. Carla Catturani, la vittima fu travolta e uccisa il 4 agosto 2017, tornando da una festa. Aiuti alle associazioni. Cortina Banca raddoppia. Pronti oltre 600.000 euro. Al bando hanno partecipato in più di 200. Auronzo, un sondaggio sui social in cerca di qualche idea per promuovere l'estate. Iniziativa di Auronzo d'inverno. Getur Hotels, pronta la difesa. Le carte lunedì in prefettura. Siamo a Cortina. Lo studio Fascina di Belluno ha verificato le componenti strutturali, specie i solai dell'hotel Miramonti di Cortina. La proprietà alla quale è stata imposta la chiusura per non essere in regola con le misure per la sicurezza, siamo sicuri che ci verrà riconosciuto quanto di buono abbiamo fatto. E c'è quindi questo articolo di aggiornamento sulla vicenda che sta interessando l'hotel Miramonti. E sempre a questo proposito, l'asso albergatori sta con il prefetto di Belluno. Bisogna investire per migliorare la sicurezza. Il presidente dell'associazione, Stefano Pirro, invita i colleghi a sfruttare il clamore di giochi e Coppa del Mondo per intervenire. E c'è poi una pagina dedicata al funerale svoltosi a Venezia della maestra di sci che operava a Cortina e che è deceduta per essere stata travolta da una valanga. Alzaremi, questo è il suo cognome, no, scusate, Alzaremi,
quanto è stato fatto dai gondolieri e poi l'applauso. In gondola l'ultimo viaggio della maestra di sci travolta dal Valanga. Si chiamava Giulia Ramelli. Trento ha deciso, rinuncia al pattinaggio per le Olimpiadi del 2026. Longarone fa un pensiero per ospitare questa specialità. Il presidente del CONI, Malagò, non dà affatto per scontata la destinazione Torino. Ieri ha visto a cena il sindaco di Longarone, Roberto Padrin. Un progetto che forse è solo in embrione, ma ci sono i presupposti per lavorarci sopra. Questo quanto fa presente il Corriere delle Alpi. Il curling resta invece a Cortina, sotto le tofane, nessuna richiesta di baratto. Baselga di Pinè avrà un bel pacco di soldi per riqualificare gli impianti in vista, scusate, delle Olimpiadi. Il latte e i suoi derivati in cucina, 6 laboratori esperienziali dal 27. Il museo della latteria di Lozzo di Cadore sfrutterà un finanziamento Interreg per un progetto di autopromozione che precederà l'apertura estiva. Va dal Corriere delle Alpi, passiamo al Gazzettino di Belluno. Il titolo principale riguarda la decisione dei giudici circa il caso Catturani, la dottoressa morta nel 2017 a Cortina. Caso Catturani, la rabbia del fratello. Questo è il titolo scelto dal Gazzettino, che spiega: assolto l'unico imputato nel processo sulla morte del 2017 della dottoressa del Codivilla, travolta da una colata di detriti. La famiglia non ci sta. Sarà colpa di mia sorella o della frana. Difficile, commenta il fratello, avere fiducia nella giustizia. Mai avuto risarcimenti. Andiamo all'interno del giornale, non prima di aver sottolineato il senso delle fotonotizie scelte per questa giornata. Altri alberghi denunciati e il Miramonti si difende. Spiega in questo caso il Gazzettino, l'hotel Miramonti Majestic non è l'unico albergo di Cortina che ho segnalato ai vigili del fuoco. Matteo Corsini, l'immobiliarista che ha dato il via al caso dell'hotel Miramonti, non si ferma. Sopra le sue foto dei vigili del fuoco al Miramonti, che intanto ha iniziato a difendersi. Ma le prime pagine di approfondimento del Gazzettino di Belluno odierno sono dedicate alla vittoria di Sofia Goggia nella prima discesa libera della Coppa del Mondo di sci femminile in corso di svolgimento a Cortina d'Ampezzo, dove questa mattina è in programma la seconda discesa libera e domani un Super G in attesa del prossimo fine settimana, quando ci saranno due gare della Coppa del Mondo di sci maschile. L'inno con Sofia, emozioni potenti. L'allenatore azzurro di Longarone, Johnny Feltrin, ha condiviso ogni momento con la campionessa bergamasca. Uscita di pista la Cadorina Dolmen. Tutta esperienza con me, ha sottolineato la giovane atleta. Esaltata la forza delle donne, dalla leggendaria Gosch alla keniana Simader. Questo è un articolo che fa il punto e sottolinea anche l'andamento delle altre protagoniste di questo evento e Coppa del Mondo di sci femminile a Cortina, che richiama anche il futuro con i giochi olimpici in programma nel 2026. Fondazione e giochi, oggi la firma ufficiale.
L'organismo, la fondazione, guidata da Stefano Longo, sarà così legato con quello superiore. La sinergia consentirà anche di snellire le procedure in vista dell'attesissimo 2026. Il nuovo organismo avrà il compito di pianificare anche le prove paralimpiche nel Bellunese. Nuova sede del consorzio BIN. Spuntano 5 milioni. La società, incalzata da uno degli interessati, esce allo scoperto sulle offerte di terreni per realizzare la nuova sede. Buche cucite su quelli che saranno gli investimenti, ma dalle pieghe dei programmi escono le prime cifre, sottolinea il Gazzettino. La struttura dovrà sorgere scegliendo tra Belluno, Limana, Ponte nelle Alpi e Sedico. Rischio idrogeologico. Lasciate stare i comuni. Questo è l'appello dell'assessore regionale all'ambiente Bottacin, che è intervenuto dopo la convocazione in prefettura dei sindaci per avere la mappa dei dissesti idrogeologici. Una mappa che sottolinea Bottacin è compito della regione che già si è attivata da tempo e già ha tutti i dati necessari. Nuovi vincoli al superbonus, escluso il 60% dei bellunesi. Appia CNA lancia l'allarme per la tenuta delle piccole e medie imprese, chiedendo deroghe e apertura al credito. Sportello per il risparmio energetico. Incontro pubblico per condividere. Il progetto vede capofila Feltre e si prefigge di offrire ai cittadini tutte le informazioni per adeguare le proprie case. Eccoci sulla pagina di Feltre. Disabili nel mondo del lavoro. Sinergia enti pubblici aziende. Presentato al Museo Diocesano di Feltre un nuovo modello. La proposta elaborata dal Comune di Feltre e dal CUOR. La ricollocazione degli elementi fragili tra gli obiettivi, studiando modalità e interventi. Davide Riva, confermato alla guida di Portoria. Decisiva nella scelta la scomparsa dell'amica Masocco. Non era nei miei piani, ma sento il dovere di farlo per Mary Masocco, in suo ricordo. Concesso il nulla osta, lunedì il funerale di Maccagnan, l'ex dipendente comunale di Fonzaso, è morto in un incidente stradale nella galleria vicina appunto a Fonzaso. Luigi Tatto nell'universo, un asteroide con il suo nome. Nel 2022 la proposta dell'associazione Reticus per i 100 anni della nascita dello scrittore Feltrino. Il corpo celeste HB14 è stato scoperto dall'astronomo querese Fabrizio Bernardi. La nipote Erika De Bortoli, mio nonno, scriveva anche libri fantastici come Siderina. La troppa burocrazia minaccia il volontariato. Questa è la denuncia dell'ex sindaco di Sorrento del Grappa, Loris Scopel. Se dobbiamo pensare alle carte, non possiamo più occuparci di aiutare chi ha bisogno. Questa è la sua sottolineatura. Fattoria a fuoco, fiamme inarrestabili. Distrutti i macchinari dell'azienda di San Gottardo, in comune di Sospirolo, di proprietà del presidente della latteria di Camolino. Barb ha tentato di fermare l'incendio che lambiva la stalla intervenendo con un estintore, ma ha dovuto desistere. I danni ammontano a oltre 150.000 euro. Abbiamo perso un miscelatore e un escavatore, ma andiamo avanti, sottolinea. Ritorna dopo 3 anni la Corripapà. In 17 edizioni, raccolti 100.000 euro a Ponte nelle Alpi. Ho segnalato ai vigili del fuoco anche altri hotel. Intervenite. L'immobiliarista che ha denunciato il caso della mancanza di sicurezza all'hotel Miramonte di Cortina non si ferma e confessa: vorrei comprare il Della Poste di Cortina. Intanto ieri sopralluogo dei tecnici incaricati dai titolari
non vi è rischio per gli ospiti, la loro sottolineatura. Una notte per spegnere il rogo, un disastro. In questo caso la corrispondenza viene da Laggio di Cadore. I vigili del fuoco hanno lavorato fino a ieri mattina. Danni per migliaia di euro alla palazzina della famiglia Piazza. Tra le possibili cause la canna fumaria, la testimonianza della proprietaria. Fiamme altissime in pochi minuti. Vincoli su Auronzo e sul Comelico. Comune e provincia non impugnano. Spiegate il perché. Il riferimento è al comune di Santo Stefano e alla provincia di Belluno, che sono, mentre gli altri comuni interessati, Auronzo e gli altri comuni del Comelico, resistono davanti al giudice rispetto alla richiesta di abolizione dei vincoli che vogliono i comuni e che invece non vogliono le associazioni ambientaliste e il Ministero della Cultura. Parcheggi Luxottica ad Agordo. Arrivano gli ingressi intelligenti. Nelle aree di sosta ABC verrà messo in funzione un sistema di rilevazione degli ingressi, bloccandoli se il parcheggio è esaurito. E concludiamo con una notizia di sport. Salvezza in palio alla Spes Arena per quanto riguarda la pallamano. Stasera alle 19 Belluno deve trovare la seconda vittoria stagionale contro Oriago, diretta concorrente per la permanenza in A2. D'Ambros, sentiamo la pressione. Si chiude qui questa edizione della rassegna stampa. A tutti voi il più cordiale, a risentirci.